al Bindi di Pietracuta, nell'anticipo al sabato della settima giornata di promozione, va in scena una sfida di alta e bassa classifica. Si affrontano infatti Pietracuta e Spontricciolo. I padroni di casa arrivano dalla sconfitta di Cattolica con il Torconca per 2-0, invece lo Spontricciolo dallo scivolone interno con i 2M. Assenze da una parte e dall'altra. I rossoblù di casa sono orfani di Loatti, Vucai e Tosi, lo Spontricciolo di Nanni, Zamagna e Crescentini. Inoltre l'attaccante Capriotti si accomoda in panchina nonostante l'infortunio, al contrario di Fratti che stringe i denti essendo in campo dal primo minuto. Arbitra la gara il signor Francesco Riccardi della sezione di Rimini, coadiuvato da Matteo Giacomoni della sezione di Cesena e Salvatore Tola della stessa sezione. La cronaca vede al primo minuto lo Spontricciolo provare la via del gol con la conclusione di Cugnini, ordinaria amministrazione in questo caso per la Sagni. Gli ospiti manovrano palla all'ottavo con la soluzione della distanza a cura di Mohamed, che non impensierisce la Sagni. Il portiere corre qualche brivido quando una discesa sulla sinistra porta a traversone col pallone indirizzato a Meluzzi. Provvidenziale in questo caso la difesa di Pietracuta in fase di chiusura. Pietracuta che si vede per la prima volta al minuto 17, la punizione di Fratti permette a Tani di distendersi e di bloccare la sfera. Un giro di lancetti al tiro arriva anche Tomassini. L'attaccante al momento della battuta non riesce a coordinarsi nel migliore dei modi. La punizione di Fabri da posizione di filata trova la risposta di Tani in corner. Pietracuta che sul versante sinistro scodella questo pallone con Ferraro e provvidenziale l'anticipo di Radu su Fratti pronto a colpire la sfera di testa. Lo stesso Radu lascerà qualche minuto dopo per infortunio la gara. Il Pietracuta passa però al minuto 31 nel buco lasciato aperto alla difesa ospite, passa il filtrante di Evaristi con Tomassini dinanzi a Tani che viene steso da quest'ultimo. Riccardi di Rimini opta per l'ammonizione per l'estremo ospite per il penalty a favore del Pietracuta. Dal dischetto bomber Fratti non tradisce l'appuntamento con la rete, con qualche brivido vedendo che Tani tocca il pallone. 1-0 per il rossoblù. L'attaccante Maidomo viene servito da Fabri poco dopo, da posizione defilata, prova il tiro a giro che si spegne a lato. Al 45esimo Tomassini lanciata a rete viene chiuso questa volta in maniera pulita dall'uscita tempestiva di Tani. Squadre a riposo sull'1-0 a favore dei padroni di casa. Nella ripresa le occasioni latitano, il primo tentativo si segnala al minuto 6 con Fratti che addomestica la sfera ma calcia centralmente. Lo Spontricciolo replica con il neo entrato Brisigotti, Lasagna è ben appostato sul proprio palo. Episodio da Moviola al minuto 12 con Lessi e Tamburini protagonisti, qui arrivano timide proteste per un presunto penalty. L'arbitro decide di far proseguire, ma proprio Tamburini sarà protagonista qualche secondo dopo con un'entrataccia su Fabri che scaturisce il conseguente cartellino rosso. Lo Spontricciolo rimane in 10 uomini. In velocità Tomassini cerca di sorprendere Tani, ma viene fuori una conclusione da dimenticare. Ma vale la pena soffermarsi al minuto 36 della ripresa. Faeti mette ordine e dialoga con Ferraro, passaggio a neo entrato Borghini, quale combina con lo stesso Faeti. Il numero 2, classe 2002, prende coraggio, respira e arriva fino in fondo bucando per la seconda volta la retroguardia ospite, consegnando al Pietracuta la sicurezza dei tre punti. Festeggiamenti meritati per il giocatore in maglia numero 2. Lo Spontricciolo alza bandiera bianca definitivamente al minuto 42 quando a calcio piazzato Tomassini indovina l'angolo con una traiettoria sporca e velenosa con Tani non esule da colpe per il 3-0 finale. È un grande inizio di campionato quello del Pietracuta, poco da dire, i malmaricchi e gli amanti del calcio nostrano se lo ricorderanno a lungo. Una vittoria che lancia il rossoblù, aspettando la domenica calcistica, al comando della gradatoria. Un merito da condividere sicuramente con la propria tifoseria.